Sapete che la salute delle ossa si costruisce fin da piccoli? Oggi con l'osteopata Antonio Aurioso vedremo insieme le strategie per prenderci cura delle nostre ossa. L'apparato scheletrico è essenziale per il corpo umano perché svolge funzioni di sostegno, protezione e contiene riserve di calcio essenziali per la contrazione muscolare. Per evitare problemi come osteoporosi e osteopenia è essenziale prenderci cura delle nostre ossa durante ogni fase della vita, sia durante la crescita ma anche durante la fase della menopausa. Sai Antonio, anche a tavola si costruisce la salute delle ossa. Infatti, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata, alcuni alimenti sono alleati. Innanzitutto le prugne della California, ricche di vitamina K e fonte di manganese, che favoriscono la salute delle ossa. Inoltre contengono polifenoli, che agiscono da spazzini dei radicali liberi, riducendo la perdita di massa ossea. Per questo è utile consumare ogni giorno 5 o 6 prugne della California. Poi i latticini, che contengono calcio e proteine e hanno dimostrato effetti benefici sull'accumulo di massa ossea nei bambini e negli adolescenti e sul ricambio osseo nei giovani e negli anziani. Infine la vitamina D, che favorisce l'assorbimento del calcio. Si trova nel pesce azzurro, nel fegato e nelle alghe, ma lo assorbiamo anche nei raggi del sole. Esatto, insieme alla dieta e all'alimentazione ci sono altri punti chiave che contribuiscono alla salute delle ossa. 1. Evitare fumo e alcol. 2. Mantenere una buona postura in modo da ridurre gli effetti dell'invecchiamento fisiologico. 3. Beneficiare della vitamina D e del sole attraverso passeggiate al parco. E 4. Inserire nella propria quotidianità allenamenti di resistenza o aerobica. Ottimo, grazie Antonio. Grazie Anna Maria.